Funziona. Commenti. Aspetto che si collega qualcuno. Ragazzi, sì, adesso iniziano a dire qualcosa. Il tempo che la gente si collega. Occhio un po' stanchi. Come va, ragazzi? Come va? Come va? Allora ragazzi, è tutto vero, sono di nuovo libero, perché è la prima volta che sono un po' confuso, ragazzi, non ricordo un po' il telefono come si usa. Comunque ragazzi, sì, la notizia è vera, sono libero, sono tornato tra di voi, sono veramente felice, sono felicissimo di riprendermi la mia vita, felice di riprendere tutto quello che avevo lasciato, ovviamente, perché mi mancava tanto stare insieme a voi, mi mancava tanto la mia vita, mi mancava tutto. Quindi, che dire, ragazzi, sono emozionato perché oggi non mi aspettavo questa bellissima notizia. Io ovviamente ringrazio il PM, ringrazio i giudici che mi hanno dato la possibilità, ovviamente, di tornare alla mia vita, di tornare a cantare, di riprendermi la mia vita in mano. Ringrazio loro perché mi hanno dato questa possibilità, quindi è stata una bella notizia. Poi ovviamente ringrazio i miei avvocati, l'avvocato Giuseppe Rapisarda e Salvatore Centorbi, veramente, che non si sono mai arresi, dico mai. Dal primo momento, dal primo giorno sono stati sempre dalla mia parte a difendermi, a dire tutto, a verificare tutto, non lo so. Io adesso sono un po' confuso, ragazzi, ho un po' la testa tra le nuvole. Però ovviamente ringrazio tutti i miei fan che veramente mi siete stati vicini dal primo momento. Ho ricevuto tantissime lettere, tantissime frasi belle, tantissimo calore. Ho ricevuto anche da lì dentro, io sentivo il vostro calore. Quindi, ragazzi, non so che dirvi, veramente. Sono veramente emozionatissimo. Non sono bravo come una volta con le parole, però sono emozionato. Quindi l'importante è tornare fuori. Tornare a riprendermi quello che avevo lasciato, perché mi mancava la mia vita, mi mancava soprattutto il mio lavoro. Dopo tanti sacrifici, dopo tante sofferenze, sono riuscito ad avverare un sogno, quindi per me quel sogno era andato via, no? Però adesso i giudici, il PM, mi hanno dato la possibilità, in questo momento sono libero, mi hanno dato in questo momento la possibilità di riprendermi tutto e niente, ragazzi. Li ringrazio infinitamente, ovviamente mi hanno dato questa possibilità. Poi ringrazio di nuovo i miei avvocati, già l'ho detto, però ringrazio i miei avvocati che sono stati dei grandi, veramente. Non si sono mai arresi, hanno lottato e sono riusciti a farmi tornare fuori. Che dire, mi siete mancati tutti, ragazzi, mi è mancato tutto e sono contento. Va. Scusate un po' l'emozione, ragazzi, però sono un po' ancora stordito. Piano piano riprenderò a togliere in mano. Sì, dai. L'importante era uscire da lì dentro, ragazzi, perché quella non è la mia vita. Non mi appartiene completamente, non è la mia vita. La mia vita è un'altra e tutti lo sanno. Non sembra vero, nemmeno a me sembra vero, ragazzi. Poi ovviamente, ripeto, sono contento per i miei fan che mi sono stati vicini, hanno fatto tanto per me. Mi hanno sopportato in tutto, non mi hanno mai abbandonato, di questo ne sono veramente felice.
Poi ho letto anche tante cose alla fine negative, però non me ne frega niente. Mi hanno scritto, muori in carcere, mafioso, io non sono un mafioso, non sono niente. Ho solo avuto un po' di, cioè, una piccola sfortuna di dire delle cavolate, poi tutto quello che ho letto non me ne frega niente, l'importante è essere fuori. Io non sono una brutta persona perché non ho fatto mai del male a nessuno, ho avuto un momento di sfogo 3 anni fa da mio padre, così, ma non ho detto niente di grave, non ho detto che ne so di ammazzare o rubare a qualcuno, non ho fatto niente, quindi chi scrive devo morire in carcere, pensate quello che volete, a me non me ne frega niente, l'importante è che mi sono ripreso la mia vita. C'è di peggio in giro, ragazzi, quindi non sono io il male nel mondo, quindi è inutile che mi scrivete. Anche poco fa ho ricevuto qualche messaggio, dovevi rimanere lì dentro, ma non me ne frega niente. Ripeto, non ho fatto del male a nessuno, è giusto che... Cioè, volevo una possibilità per far capire che non appartengo a quella vita, ecco, tutto qua. Quindi... Niente. Ragazzi, veramente ho passato 3 mesi, sono stati 3 mesi, anche se magari qualcuno pensa che ne so, sono pochi, vabbè, per me sono stati tanti, perché non mi sarei mai aspettato di entrare lì dentro, perché ripeto, non è la mia vita, ho fatto sempre di tutto per starne fuori, è successa sta cosa, però ripeto, non ho fatto niente di male, non ho fatto del male a nessuno, completamente, quindi non sono né un mafioso, e chi mi scrive dovevi morire in carcere, mafioso di merda, pensate quello che volete, non me ne frega niente, sicuramente il male a Catania e nel mondo non sono io, c'è di peggio, quindi il resto sono contento, ragazzi, la cosa più, cos'è? Ragazzi, la cosa più importante è questa, la libertà, è questo. Ho riabbracciato la mia famiglia, mia mamma, mia sorella, i miei amici più cari, adesso riabbraccerò i miei fan, canterò per loro e spero di riprendere quello che ho perso, ragazzi, perché ho perso un po' di serate, nel senso piazze, cose che avevo già confermato. Quindi, ragazzi, non lo so che dire, non so che dire. Ci sentiamo domani. Ok? Il Filippino e niente, ovviamente ringrazio anche tutti gli artisti che in qualche modo mi hanno sostenuto nei concerti. Io so tutto, ragazzi, mi hanno raccontato tutto, la mia famiglia mi ha raccontato tutto, mi sono stati vicini, mi hanno dedicato tantissimi momenti, ragazzi, ripeto, sono fuori, non me l'aspettavo, i giudici mi hanno dato questa possibilità e li ringrazio e spero di poter dimostrare che quello che magari si pensa non esiste, perché io sono tutto tranne che mafioso. Sono nato in un contesto magari diverso da un contesto normale, però non te la scegli la vita, sono nato così in questa famiglia che, ripeto, a me mi ha fatto sempre fatto crescere bene, non ho mai vissuto niente di negativo nella mia vita, è stato solo un momento di sfogo che ho avuto, ma non ho fatto del male a nessuno. Tutti abbiamo i momenti di sfogo nella vita, nessuno è perfetto, tutti sbagliamo, tutti diciamo cavolate e capita, tutto qui, però non condannatemi con delle frasi del tipo devi morire o crepa, tenetelo dentro perché non me lo merito. Ho fatto tante cose belle in vita mia, ho fatto tantissime cose positive. Quei 2 minuti di sfogo non sono minuti che mi potrebbero, che ne so, condannare la vita oppure far passare per quello che non sono. Se sono arrivato all'età che ho senza avere mai un problema con la giustizia, un motivo ci sarà. Sono nato, mio padre è quello che è, sì, per la legge sta pagando. Però non vuol dire che io ho tutto un altro stile di vita, un'altra vita. Sono cresciuto bene, mi ha fatto crescere bene la mia famiglia. Quindi, ragazzi, niente, adesso vi saluto, ragazzi, che ne so, ora è il tempo di organizzarmi, di riprendermi con la voce, perché ce l'ho un po' giù. Sono un po' confuso, sono un po' mentalmente
Come si dice? Un po' fuso, dai, però offline. Ci sta, dai. Ok, ragazzi, dai, adesso è il tempo di riprendermi e si riparte di nuovo, senza fermarmi più, speriamo. Ok? Grazie a tutti, ragazzi, vi voglio bene, grazie per tutto quello che avete fatto.